Bambino di 10 anni muore in piscina al primo giorno del corso di nuoto estivo. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 10.40 nella piscina del Crocodile a Monte San Savino. Il bambino, Stefan Tironiak, avrebbe compiuto 10 anni il prossimo 10 agosto. Risiedeva da 9 con i genitori, rumeni, a Monte San Savino. Sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica raccogliendo le testimonianze dei tanti presenti su disposizione del PM Elisabetta Iannelli. Sembra comunque che il piccolo partecipante al corso estivo organizzato dal comune, che come detto proprio oggi aveva preso il via, fosse in acqua quando è stato urtato, probabilmente per gioco, mentre faceva un tuffo da un altro bambino. Stefan è finito sott'acqua, annaspato, e in pochi secondi si è consumata la tragedia. In suo soccorso un ragazzo di 14 anni che era in piscina e gli istruttori. Il piccolo è stato portato fuori e mentre veniva chiamato il 118, che ha allertato anche l'elicottero per un eventuale trasferimento a Firenze, una dottoressa che si trovava in piscina ha tentato una disperata rianimazione, ma invano. Secondo le prime ipotesi è morto per annegamento. Il ragazzo che ha colpito nel gioco Stefan, assistito da una maestra, è stato sentito dai carabinieri. La piscina è stata messa sotto sequestro, del corso estivo sospeso. Una tragedia incredibile sulla quale adesso si sviluppa il solito consueto triste rito del dolore della famiglia, degli amici e dell'intera cittadina. Il sindaco, giunto sul posto, ha annunciato il lutto. Il magistrato in giornata deciderà sull'autopsia. Il corpo del bambino è stato trasferito all'obitorio di Arezzo.